Un saluto a tutti gli amici di TG Smart News. Smart News on the road e oggi siamo al Castello della Musica di Noceto perché andiamo a incontrare un artista e professionista che abbiamo già conosciuto durante il periodo del lockdown. Andiamo ad incontrare Maria Caruso, cantante lirica musicista, presidentessa di Silenzia Lune, l'associazione che ha in gestione questo bellissimo Castello della Musica. Adesso i violini non sono nelle teche perché dobbiamo sistemare la collezione con Elisa Scolarezza. Questo è un torrione, si fa tutto il giro e c'è il nuovo allestimento. Sono con Maria Caruso, cantante lirica musicista, presidentessa di Silenzia Lune, l'associazione che ha in gestione il Castello della Musica Noceto. Buongiorno Maria, ben arrivata a TG Smart News on the road. La prima domanda sorge spontanea e arriva da questo lungo periodo di quarantena. Come è stato ricominciare dopo il lockdown? È stato bellissimo. Il lavoro culturale del museo deve andare avanti. È un museo che veramente merita di essere conosciuto. Adesso il lavoro principale non è quello dell'apertura al pubblico, infatti siamo ancora chiusi al pubblico, siamo a funzionalità ridotta. Ma, appunto dicevo, il lavoro più importante adesso è quello del progetto museografico e dell'organizzazione un po' del centro studi per la musica antica e rara, che porterà avanti per l'anno prossimo numerose iniziative in collaborazione con altri enti importanti. Amministratore. Allora, ti rispondo in maniera filosofica, non sono nessuna delle cose che io faccio. Mi sento semplicemente un artista che vuole sviluppare un discorso completo a 360 gradi e molte volte questo significa anche prendersi cura di ogni cosa dal suo punto di vista, dall'organizzazione fino alla performance finale del concerto. Maria, ti abbiamo vista apprezzare musica pop, musica moderna, musica classica, musica antica. Ovviamente tu hai preso la strada della musica antica, ma com'è che riesci ad essere così eclettica e riuscire a destreggiarti anche in altri ambiti? Apprezzo tutte le manifestazioni dell'arte, dunque le manifestazioni dell'essere, della persona nella loro bellezza diversificata, e sono il milione di sfaccettature di ciò che è l'animo umano. Quindi nei confronti della musica mi è sempre interessato un po' di tutto, ho sempre ascoltato un po' di tutto, però devo dire che questo ascolto verso tutte le diverse forme di musica è diventata una cosa molto più personale e più forte come esperienza per me negli ultimi anni. Nasce anche un po' dalla conoscenza e la condivisione con musicisti che provengono da altri percorsi diversi dal mio, molto molto interessanti, e con cui c'è amicizia, dialogo e suonare insieme, come per esempio gli artisti indiani o di altre culture, e quindi mi lascio sorprendere da quello che intendo. Per la tua arte hai viaggiato in tutto il mondo, possiamo dire, o quasi. Qual è il posto che ricordi con maggior piacere e passione? Gli Stati Uniti, con molta nostalgia, dove ho vissuto per 10 anni, certamente il Maine, perché è un posto selvaggio ma pieno di attrattive culturali. E poi il posto dell'anno scorso, la Cina, che per me è un grande fascino, l'Oriente. L'anno prossimo vorrei organizzare un grande convegno musicale sull'Oriente, e fin da bambina mi rendo conto che la Cina, con la sua arte e la sua cultura, è stata presente in qualche modo nella mia vita, e poi andare lì e vedere i luoghi di persona, viverci un po' e lavorarci cantando è stata un'esperienza che ha scaldato il cuore per me. E tu stai anche studiando il cinese da autodidatta, vero? Sì, sì, sì. Non sono proprio una principiante, però riesco a dire ni hao, wo chao, Maria, wo shi, da li ren, queste piccole cose, insomma, che ti
ti permettono di iniziare un dialogo, ma continuerò perché è una bella lingua. Maria, prospettive per il breve futuro? Prospettive per il breve futuro è quello di costruire e solidificare sempre più la consapevolezza che questo museo esiste, ha delle collezioni importanti e può stringere accordi e una rete di collaborazioni e contatti importante. E tutto questo proprio per il bene stesso del museo e della comunità che ci ruota intorno, che è Noceto, che per essere un posto piccolo ha ben 4 musei, ha persone che hanno molta molta voglia di fare, che amano il proprio patrimonio culturale e quindi vanno in questo percorso, cioè mi è stato affidato questo luogo, io devo sostenere questa comunità cercando di lavorare proprio su questo, sull'outreach, sul fare in modo che il museo diventi un posto vivo per le persone, ecco, e non semplicemente una struttura, ma un posto dove si imparano cose, si fanno cose, si viene e c'è tutto un percorso didattico, culturale e poi veramente ci tengo tantissimo a poter collaborare in rete con gli altri musei del territorio, perché siamo legati in molti modi, in molti aspetti ad altre collezioni del Novecento importanti. La bellezza salveranno il mondo? Io spero di sì, profondamente spero di sì, penso proprio di sì. L'arte, la bellezza è quello che abbiamo dentro di noi collettivamente, che si chiama umanità, a cui dobbiamo saper sempre guardare al di là di tutto, è ciò che è il motore del mondo, come dicevano gli antichi, l'amore, ecco. Per TG Smart News dal Castello della Musica di Noceto, da Erika Ferrari e Maria Caruso è tutto. Arrivederci e alla prossima! Bye bye, zaijian!